Dobbiamo girare pagina con Roberto Vecchioni. Ciao Daria. Ciao Daria. Ma chi può sognare tu? Io sono qua, tu sei. Eccolo. Allora, Roberto, una grande superstar. Professione in amore, tutti pazzi per Vecchioni. Vecchioni, il prof, vince sui giovani. Cioè, che effetto fa uno che legge Lucrezio e Virgilio trovarsi in copertina su tutti i rotocalchi? Beh, però sono 45 anni che ho preparato questa. Quindi eri pronto? Ero abbastanza pronto, sì. Devo dire che ho scritto almeno una cinquantina di canzoni molto più belle di questa, sicuramente. Però quelle molte non le conosce nessuno. Adesso le conosceranno, vedrai, sì, perché adesso si pubblicheranno, ripubblicheranno, cofanetti. Non è importante, questa era mirata, era mirata per catturare un po' le tristezze, le incertezze che abbiamo. E poi per dirla finalmente, perché io ce le avevo un po' tutte qui con quelle cose. Le piccole miserie che abbiamo, che sono proprio piccole, le persone meschine che abbiamo intorno, che sono proprio piccole anche quelle, e le facciamo grandi, e invece nell'universo contano proprio zero. Lo vedi, è come. Altre invece, come gli operai, gli studenti, contano. E infatti ti volevo proprio dire, l'anno scorso vinceva un ventenne, Valerio Scanu, con una canzone che diceva far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, poi arriva Vecchioni, che ha 67 anni, e vince parlando di operai e studenti. Qualcuno ha detto è cambiato il vento, esagerato. Sai, c'è una, lo so che l'ora è tarda e sarai stanchissima che hai parlato di tutte le cose del mondo, però c'è una cosa da dire abbastanza seria. Un mezzo artista come me, un tre quarti di artista come me, scrive liricamente, cioè quello che ha dentro, non pensa nemmeno di fare una cosa che poi sarà politica o che poi sarà civica. Il poetastro. Poetastro è quello, è come mi chiamo io, poetastro, perché certamente non posso paragonarmi. Però è un artista in generale, cattura cose che ha dentro, che poi sono quelle che ha dentro tutta la gente. Evidentemente le hai sapute, comunicare bene. E bisogna dire che la vittoria a Sanremo ti ha regalato momenti di vero divertimento. Ti mostrerei qualche immagine del tuo post Sanremo, molto divertente. Qui sono? Qui. Io non sono mai stato solo in quei 4 minuti, perché in quei 4 minuti avevo un filo che mi legava continuamente a te e non me ne fregava niente se non mi capiva nemmeno una persona. Mi bastava che mi capissi tu, come hai fatto per 30 anni. Grazie, amore mio. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore. Signore e signori, Roberto Vecchioni. Vado via. Può anche divertirsi nella vita. Certo, si può divertire dicendo delle cose belle e dando dei messaggi importanti. È una bella serata, tu sei come sempre una padrona di casa inappuntabile. Il vincitore del Festival di Sanremo, Roberto Vecchioni. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Ti ringrazio Maria, ringrazio tutti. Ringrazio te perché stai dimostrando tante cose che manco io devo essere io a dirle, dovrebbero Grazie. Essere altri a dirle. Grazie mille. Che si va così verso la gente, come fai tu. E l'ho capito da poco, ma l'ho capito. Grazie mille. È vero. Cos'è che hai capito? Ho capito che quello che noi prendiamo per coerenza a volte è presunzione. E sei arrivato con rispetto sono parlando. Ci sono 67 anni. E la vittoria di Sanremo ti ha fatto capire tutto questo? Sì, mi ha fatto diventare pazzo sicuramente. È chiaro. Perché queste cose. Cioè qualcuno già dice Vecchioni era rincoglionito. No, era già rincoglionito prima, parecchio. Adesso però sta qui rinsavendo. Proprio l'abbiamo istituzionalizzato questo rincoglionimento. Ma sai Dario, mi sembra. Cosa dice tua moglie, che è l'unica persona seria dice della che va famiglia? Benissimo. Va bene così? Mia moglie è una grande scrittrice. Lo so, e guarda che ti citerò delle cose dal suo libro, quindi non essere troppo contento. No, lei mi apprezza questa ondata di pop, pazzia che ho, questa ondata pop. E
E io credo che sia abbastanza giusto, o anche, siccome io so, si sa di che parte sono e si sa perché cosa ho vissuto e chi ho difeso per tanti anni, non è il caso nemmeno che vada a trasmissioni politiche ben dichiarate, perché mi sembra addirittura di strumentalizzare la mia canzone e la mia vita. E invece questa follia di divertimento che durerà un mese, finirà adesso, mi sembra potevo concedermela, perché dopo tanti anni a fare il musone, l'intellettuale, mi piace anche divertirmi. E mi sono divertito parecchio. Senti, Fassino fu criticato quando andò apposta per te, a Ci posta per te, da Lema quando cucinò il risotto, da Bruno Vespa. Fu un errore quindi criticarli, si può andare. Oh, non so per loro, io parlo per me. Parla per te. Per me io credo che non sia un errore. Io si penso, può o si deve? Penso che sì. Non essere si, snob. Si può. Andare in tutti i contesti, portare se stessi. No, ci sono contesti in cui non si va. Allora, oddio, adesso non chiedo. Io non nomi andrò perché... mai a una festa della Lega, scusami tanto. Ma io pensavo adesso a cose televisive. Né a una festa fascista, quindi non. Ah, ci sono cose che si va. Ci sono cose del mass media che stanno tentando anche di migliorare in certi modi. O anche cose in cui. Il detto di Orazio che va sempre bene, cioè non è il luogo che cambia me, ma sono io che tento di cambiare il luogo. Vedi, alla fine questo il luogo non cambia, però. Questo hai scoperto o riscoperto? Ma tu eri veramente musone, no, dai. Non mai stato. Ma infatti. Sono sempre stato divertito nella mia vita. Quando non mi divertivo, mi facevano divertire gli altri. Io sono un gran buffone, oltretutto. In circostanze continue nella mia giornata e nella mia vita. I miei figli sanno benissimo che io sono quasi più piccolo di loro. Gioco scherzo, vabbè certo sono anche serio in certi momenti, ma gioco scherzo, mi arrabbio e come un ragazzo. Quindi, e penso che sia giusto avere queste cose dentro, molto giusto. Non si è visto nel filmato, ma la Carluccio a un certo punto hai detto non bisogna soltanto leggere Kant nella vita, bisogna anche sapersi divertire. Sì. Kant non bisogna leggerlo comunque, perché sono due palle così, quindi non è il caso proprio. Ma ci sono altre cose da sai leggere. Sai che anche Giuliano Ferrara ultimamente se l'è presa con quelli che passano le serate a leggere Kant, sempre che esistano, no? Allora Kant va letto, molto. Sì, Pensa che io ti vedevo pronto per il movimento dei mutande ma vivi di Ferrara, cioè mi sembravi così gioioso. Ferrara ritengo che sia una persona intelligentissima, ma il problema di chi è troppo intelligente è che diventa cinico a un certo momento. Tu non lo sai per niente? Io non sono troppo intelligente, sono mediocremente intelligente e sono uno che ama le speranze. Il cinico è un disincantato. Uno che dice, siccome io faccio schifo, oppure va male a me, oppure le cose, deve andare male a tutto il mondo. E invece non è così. Ma secondo te bisogna non essere troppo intelligenti per non diventare cinici, o anche se sei intelligente si può? È un'involuzione dell'intelligenza il cinismo. Una grossa... Il cinismo d'oggi, quello antico, era un'altra cosa. Quelli erano intelligenti e anche in. Erano degli esistenzialisti puri, cinici di una volta, Diogene, eccetera. Oggi sono dei disincantati, degli stanchi, dei sufficienti, gente che fa passare per inutile il mondo, le cose e le persone. Cioè qualsiasi cosa facciamo non cambia niente. Ecco, beh, allora a questo punto non ci sto. Il principio non è che le cose devono cambiare per forza, ma che bisogna provarci continuamente, sempre. C'è un poeta bravissimo, Wankel Mann, che dice nessuna mio verso farà tornare mio padre, nessun mio verso mi farà trovare quella ragazza di una volta, eppure io continuerò a cantare tutta la vita. Perché è così che si fa. Anche se sai che magari il risultato non arriva, è il viaggio che conta, è il tentativo di arrivarci. E il cinico questo tentativo non lo fa proprio, perché è troppo intelligente. Io sono uno scemo e lo faccio. A Sanremo non ti sei fatto mancare una serata al Casinò? La prima. Ho preso come la carata. Sei finito al Casinò? Non eri mai stato? No, io sono un giocatore moderato, ma sono un giocatore. E ho giocato il 17 tutta la sera e quando sono andato via è arrivato, come sempre succede. Ah, quindi hai anche perso? Ho perso 200-300 euro. Non molto. Comunque hai trionfato anche grazie a quei 225.000 voti del televoto. C'è molta differenza tra televoto e urna. Sì. Non so la stessa cosa. Direi di sì, però sai, è sempre un segnalino il televoto.
perché io ho trovato gente che non... Una persona mi ha detto, io non vedevo Sanremo dai tempi di Modugno, quindi un bel po' di tempo fa, eppure l'ho visto, ma tante me l'hanno detto. Sono... L'hanno visto... Alcuni sono messi insieme apposta in condomini, in scuole, per votare, per... Gente che non sapeva nemmeno che cos'era il televoto, ma anche persone di una certa età che effettivamente non arrivano a queste sottigliezze, hanno votato. Io avevo paura del televoto, sinceramente, sai, Dario. Però un'altra cosa... Ma quindi tu non pensavi di vincere? No, all'inizio no. Dopo non eri favorito, io adesso no, non ho seguito molto. Erano favoriti Modà con Emma, Checco ed Emma, che sono due ragazzi dolcissimi, bravi, avevano anche una canzone non male... E hanno dimostrato per me un affetto straordinario, naturalmente vero, cioè si vedeva che era vero, e quasi sarebbero dispiaciuti di vincere. Beh, d'altronde hanno 20 anni loro, possono andare avanti a tentare tanti altri anni. Io più di 20 anni o 30 non posso più, oltre non potrò cantare sicuramente. Fino a 100 ma chi ce lo la sa, faccio. Dice Berlusconi che si vive fino a non... 120 anni. Chi è sto bastardo sempre al sole? L'ho chiesto anche a Geppi un paio di settimane fa. Che è? Chi è? Il bastardo sempre al Geppi, Cucciari. Bastardo sempre al sole. L'ho chiesto, se lo sapeva. Un figlio naturale di Mubarak. Perché... Un figlio naturale di Mubarak. Certo, ma non era ancora oppure successo. Oppure un bagnino niente. Di riccione. So. Tutti si chiedono chi sia questo bastardo. No, anzi, hai detto che un tuo figlio temeva di essere lui. Sì, perché in realtà è il più piccolo, il diciottenne, che si chiama Edoardo e fancazzista di cognome, assolutamente, di quella troupe che non studia e non lavora. È un bastardo, nel senso buono della parola, che gode di tutti i privilegi, di tutte le cose, è un gaudente nella vita, scuola, è sempre al sole. Anni. Sempre al sole, 18 anni e quarto scientifico, sì. Sì. Bocciato. Ha perso un anno, sì. Vabbè, un incidente di percorso. Figlio di Vecchioni, voglio poverino. Meno male. Chissà come gli hanno rotto le scatole. A tutti i miei figli hanno rotto le scatole. Figlio del professore. A tutti. E gli altri cosa fanno? Le due grandi sono due gioielli di ragazze, fantastiche. E la prima è un architetto, la prima no, la prima è un lavora indefessamente, propone progetti per compravendita di case, appartamenti, è lei che propone finanziamenti per queste cose, molto brava. La seconda è architetto ed è anche fidanzata con un bravissimo architetto. E sono la luce dei miei occhi, devo quattro dire la verità. Sì. Te ne sei dimenticato uno. Il terzo attenzione. È Arrigo. Fa l'interista che stasera piange, naturalmente. Come piange? Non e poi ha pareggiato col Brescialito. Perché dovevate... Sì. No, E poi piange stasera, ma studia all'università anche lui. Almeno studia. Linguaggio dei media, come tutti. Come ormai tutti studiano il linguaggio dei media. Comunque tua moglie Daria te l'avranno detto 500 volte di questa dedica, te l'avranno chiesto, però anche noi lo vogliamo improvvisata, sapere. Ti è venuta sì, lì. Sì. Mi sono ricordato che lei mi aveva detto quella cosa. Era stata carinissima quella sera, ha detto tremavo per te che eri così piccolo e blu e andavi, sembrava un omino di Chagall praticamente, e andavi verso quel microfono. Oddio, adesso lo ammazzeranno. E invece gli ho voluto dire no, cioè eri sempre con me, quindi quando tu sei con me non mi ammazzano mai. Veniamo al suo romanzo, perché ha scritto un romanzo molto intenso, bello, è stato pubblicato bello. L'anno scorso. Te ne leggo una frase: Giorgio non ribatte, non lo fa quasi mai, di solito incassa, bozza, ammette qualche colpa, le dà ragione, si scusa tanto per chiudere lo scontro e fare come gli va. È la sua, della protagonista, crociata continua, ferma, implacabile, per farlo diventare adulto, responsabile, e Giorgio di questo ha paura. Cioè, ma sto Giorgio è uno che non cresce mai. Tu non hai detto chi è Giorgio. No, te lo chiedo a te. Questo Giorgio, che è il marito della protagonista, ecco. E la protagonista, devo dire, per quel poco che io so di tua moglie, mi sa che un po' le somiglia. Assomiglia molto a lei, certo. E quindi sei tu il...
quella è la parte infantile. Tu hai beccato, sei stata bravissima, la parte in cui parla di un difetto, in un certo senso. Ma parla di parecchi difetti, questo Giorgio, francamente. Però li coglie tutti bene. Questo Giorgio è un figlio di buona donna, non assomiglia moltissimo a me. No? No, mia moglie quando pensa dice... Pensa che io mi ero fatta l'idea. Non è vero, dimmi così. Di solito sai, queste scrittrici sono molto autobiografiche. Ma lei dice che non è autobiografico il romanzo, lo dice a tutti. In realtà poi i figli sono diversi da quelli che ha, non assomigliano i suoi figli ai miei, ovviamente. E io, sì, sono un po' Giorgio, ma poi questo Giorgio è anche un architetto, mentre sì, io... Sì, un architetto famoso. Famosissimo. Non è che poteva fare il cantante famoso. Sarebbe stato veramente squallido metterlo. Il romanzo, possiamo dire anche il titolo, già che stiamo in piena di pubblicità. Volentieri, ti prego. Si chiama Meglio dirselo. È bello. Molto ha vinto bello. Il premio Bagutta. Ha vinto il premio Bagutta. Il tuo primo Sanremo è stato... lo facciamo dopo? Dobbiamo mandare la pubblicità? Allora, no, perché ho una cosa bellissima da mostrarti, un Vecchioni vintage... Che eri anche molto figo. Davvero? Ma carino proprio. Crollato negli anni. A tra poco, ma no, che ti mantieni. A tra poco. Siamo con Roberto Vecchioni, che da quando ha vinto Sanremo non ha mai smesso di sorridere. No. E di divertirsi e di godersela. Vabbè, mi divertivo anche prima. Però noi ti vedevamo meno, cioè ti vedevamo, però adesso che ti abbiamo sotto gli occhi più spesso, ti vediamo molto contento e ci fa molto piacere. Ma il tango lo sapevi ballare? Ma assolutamente no. E come hai fatto? Perché te la cavavi bene? Beh, ci ho messo 4 ore a impararlo. Sì. Quindi come funziona? Quando viene un ospite gli danno un maestro, una maestra? Ma era proprio lei la ballerina, e ti ha insegnato... Che mi ha preso, mi ha messo la mia tutina, ero proprio in tutina, avevo la tutina. Attillata. E ho preso i miei appunti, abbiamo ballato 3-4 ore, poi c'è stata questa idea bizzarra di fare a tango Lucio San Siro, cioè ho sputanato tutto proprio. Tutto così? Anche Lucio San Siro, che dovrebbe essere l'ultimo baluardo. Dovrebbe essere, infatti. Sì, infatti no, niente, anche quello. Qualunque cosa. Vai. Non c'è niente di sacro. Ma no, ma scherziamo, parti e arrivi. Allora, ti faccio vedere un assaggio di un Vecchioni vintage. E allora sembravi, insomma, non so come dire, più impegnato. Guardati. Che sarà? Che sarà della mia vita? Chi lo sa? C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Samarcanda, Roberto Vecchioni. Ridere ancora, ora la guerra paura non fa, bruciano nel fuoco le divise la sera, brucia nella gola vino a sazietà, musica di tamburelli fino all'aurora, il soldato che tutta la notte ballò. Mano mia, portami via, fa tanto freddo, schifo e non ne posso più, facciamo un cambio. Prenditi pure quel po' di soldi, quel po' di celebrità. Impegna sarà il cuore di un macellaio, la bestia più feroce e colossale. Che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto, forse niente, da domani. Cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh. Irresistibile, qua tutti battevano in tempo. Avete preso belle, non so se sei più indimenticabile con i ricchi e poveri o con Guccini e Dalla, però sono due grandi momenti. Beh, con Guccini, Guccini e Dalla me lo ricordo benissimo, quello dei ricchi e poveri no. Non te lo ricordavo. Cioè, però assolutamente però no. Però stavate bene insieme. Sì, beh,
E io ho fatto 10 anni l'autore prima di cantare, eh? Una gavetta tremenda, non è che abbia... E poi, infatti, ho cominciato tardi a cantare, avevo 27-28 anni. In Assenza Rete, nel 73, hai quest'aria un po' da esistenzialista, molto carino, dicevamo prima, un po' Luigi Locascio, è presente l'attore, sì. Anzi, direi proprio quel genere lì. Sì, 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 e, è vero. E professore di latino e greco. Sì. Tu mi stai dicendo chissà quante ragazze le innamorate di te. C'hai la coda di paglia, chiaramente. Almeno nel mio caso, con i minorenni, no. È sempre lì, andiamo a cadere. Professore, cantante famoso. Niente. No. Ma perché? Si potevano benissimo accoppiare le due cose. Sì, poi... No, la scena in osteria con Dalla e Lucini è meravigliosa. Sì, lì è proprio il 73... è l'anno dell'uomo che si gioca il cielo a dadi. Sono andato il tuo primo a Sanremo, sì. Che era una canzone su un padre. Era su mio padre, sì. Ed era una canzone particolare nel 73, perché era una canzone d'amore per il padre, proprio in un periodo in cui in realtà si doveva colpire a morte il padre. E poi era un padre particolare, molto, mi sembra di ricordare dalla canzone. Sì, giocatore. Mio padre era giocatore. No, giocatore di quelli... con la morale, con la convinzione straordinaria che bisogna perdere. Perché quando si vince ci si stufa. Quando si perde ci si incazza e si continua. Questa era la sua morale. E tua madre cosa diceva? Mia madre, poverina, l'ha sopportato per un sacco d'anni. Però lui era dolcissimo, l'amava moltissimo. Ne ha fatte un po' di cotte di crude, anche in giro, però era sempre a casa. Era un'altra generazione. Era sempre a casa, amava molto i figli, moltissimo. Era giocatore di poker, di cavalli, casinò, tutto quanto. Lui il venerdì prendeva... Ma era molto ricco? No, non aveva un granché di soldi, lavorava tantissimo. Però era fatto bene, secondo me. Usciva di casa con la valigia, diceva vado a fare un viaggio, era un rappresentante, vado a fare un viaggio con i tessuti, invece scendeva di 2 piani, andava dall'amico e giocavano a poker tutta la notte. E 2 piani sotto mia madre, che non lo sapeva, non l'ha mai saputo per anni. E tu come fai a saperlo? Perché mio padre mi diceva tutto. Avevamo un rapporto bellissimo con mio padre. Mi ha insegnato tantissime cose. E prima di tutto questa fantasia napoletana, questa voglia di sbattersene se perdi ogni tanto, di provarci sempre, l'importanza della poesia, l'importanza dell'arte, l'importanza della cultura, perché era un uomo colto oltretutto. Che oggi si sta perdendo. La cultura è una cosa che ci salva in tutti i momenti più difficili ed è il collante che servirebbe agli italiani per essere oggi, in questo periodo che siamo nel 150enario, più vicini uno all'altro. L'hai sempre saputo cultura. O l'hai scoperto? Che la cultura è così importante, che serve proprio a vivere, non solo a essere più contenti o più sicuri. Serve a vivere e fa felici. L'ho scoperto poco alla volta, ma se mi dici l'ho sempre saputo da quando avevo 7-8 anni, sì, lo sapevo già che le parole erano belle, mi piacevano per il suono, mi piacevano le dentali, mi piacevano le vocali. Ma già così piccolo? Sì, le consonanti sonore, la D, la B, perché sono più lunghe, si tengono lunghe. Ma già scrivevi da piccolo? No. No, non canzoni. Ero un genio, non sono mai stato però, un genio. Insomma, un bambino può comporre delle canzoni. Facevo poesiole, sì, certamente, come tutti i bambini. C'ho dei quaderni che mia mamma ha conservato ancora. E poi però a 10-11 anni già facevo le canzoncine, queste orribili naturalmente, queste cose qua. E a 17 anni ho cominciato a scrivere canzoni così complicate che nessuno me le prendeva. Ma erano veramente complicate. E poi mi sono messo a fare parole per tutti gli altri... Ho fatto parole per tutti, per la Zanicchi, la Vanoni, Gioia Cinquetti, Michele, tutti i cantanti che andavano per la maggiore negli anni 60, prima di cantare. È stata una battaglia, era bellissimo però, mi divertivo, anche musiche, mi divertivo molto. Senti, sono consapevole della banalità della domanda, però un bilancio tuo, ti senti più realizzato come uomo di famiglia, quindi padre, marito, come... professore o come musicista? Ma non è domanda non è banale affatto, non è banale. La risposta anche sembrerà banale. Mi piace che tutto ciò sia in un uomo, in una persona, perché
Io sono un misto di tutte queste cose. Non posso staccare il musicista dall'insegnante. Il musicista ha insegnato all'insegnante, l'insegnante ha insegnato al musicista. E i ragazzi mi hanno insegnato un sacco di cose. Io ho passato 40 anni della mia vita con i ragazzi. E li sto passando ancora perché... Adesso insegni all'università? All'università di Pavia. Però il liceo è stato il periodo più bello. Quanti anni hai insegnato al liceo? 30, per, fai conto dal 72 al 2000. E quindi sei in pensione? Sono in pensione dal 2000. Com'è la pensione di un professore che ha fatto 30 anni di scuola? La pensione è orribile, è bassissima, piango per gli altri insegnanti che vanno in pensione, è molto bassa e anche il buon uscita è bassissimo. Anche questa è una contraddizione della nostra cultura, molto, del nostro modo di far società e di fare, di non amare la cultura. Però i ricordi sono una montagna di cose. Ma ricordare i ragazzi, i pianti, le lacrime, le passioni, le gioie, quando venivano a dirti le cose, quando se le dicevano tra loro, ricordare quando capivano quello che dicevo, lo sentivano loro, lo facevano loro come io, come lo amavo io, lo amavano anche loro, anche cose incredibili, come si fa a amare il greco? È quasi impossibile amare il greco, non dico la letteratura, dico la grammatica, è quasi impossibile. Eppure riuscivamo ad amare questa trasformazione della parola, la radice, vederci dentro l'inglese, lo spagnolo, l'italiano, come si trasformava, come una cosa viva, perché la parola è una cosa viva, è una cosa che noi non abbiamo dimenticato, ma è come una persona, il verbo e poi la parola, l'aggettivo e il verbo che arrivano, non esageriamo, però è una cosa che è ci fa intelligenti e sensibili insieme, e quello che abbiamo noi non hanno gli animali, la parola è un mistero fittissimo ed è la gioia di vivere fatta scrittura. Non conosco niente, anche nemmeno la musica, non conosco niente di più geniale dell'invenzione della parola e di più geniale per tutti noi della battaglia che ha fatto la parola per arrivare dalla preistoria a noi, trasformarsi, picchiarsi, sbattersi e non essere capita, in modi più pazzeschi, in modi più strani. Per esempio la parola bravo, che oggi significa figo, uno che ci sa fare, una volta significava cattivo, perché viene dal latino pravus, che significa cattivo, e il cambio di significato è avvenuto quando i gladiatori più bravi, cioè i più cattivi, ammazzavano più persone, erano anche i più bravi. E quindi in questo doppio significato siamo arrivati ai bravi manzoniani e siamo arrivati al bravo di oggi. Questo è uno dei mille esempi. Sai cosa stavo pensando? Che se il ministro Bondi confermerà le sue dimissioni, devi usare questa tua rinnovata grande popolarità per offrirti ministro della cultura, gratis. Facciamo anche noi stasera... È stata la serata delle petizioni, facciamo partire questa petizione, Vecchioni, oh, ministro della cultura, sarebbe bellissimo. Dario, scusa. Sei carinissima, però io non so fare queste cose, non sono istituzionale. Gilberto Gil l'ha fatto, perché tu no? Guarda, perché avrei tante ci lavoreremo. Altre cose da fare. Grazie Roberto Vecchioni, grazie. Tanto.